Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con il Biancherosso TV Sport. Forse oggi sarebbe meglio dire amici sportivi e tifosi anche della New Mater Castellana, la squadra che Bari adotterà durante la prossima stagione, perché ormai è notizia di pubblico dominio. L'anno prossimo avremo la Serie A, o meglio la Superlega di pallavolo maschile a Bari, al Palazzetto dello Sport, al Pallaflorio. Insomma, rendetevi conto, forse non c'è campionato in Europa così importante come la Superlega italiana, perché giocano alcuni dei migliori giocatori al mondo in assoluto, e Castellana, che non può giocare al Palagrotto in quanto non ha un impianto adeguato alle normative federali, verrà a giocare a Bari, un campionato intero da vivere insieme. Quindi una squadra che adottiamo molto volentieri. Io peraltro conosco da molto tempo il tecnico, il coach Pino Lorizio. Ciao Pino, ben ritrovato. Grazie, ben ritrovati a voi. Ci hai portato anche uno dei tuoi atleti, Mimmo Cavaccini, libero della New Mater, ma anche salernitano e grande tifoso della Salernitana. Questo farà piacere al pubblico calciofilo del Biancherosso TV Sport. Bene a precisarlo, bravo. Tifoso, vero, della Salernitana? Tifosissimo, certo. Quindi mi garantisci che dopo il risultato della Salernitana quello che ti interessa di più è il risultato del Bari? Assolutamente sì, certo. Come si vive questo gemellaggio a Salerno, per quella che è la tua esperienza personale? Ah, bello, bello, è affascinante sotto tutti i punti di vista, a parte il gemellaggio storico, ma poi noi con i tifosi del Bari siamo molto vicini proprio anche geograficamente, quindi questa cosa ha ancora accentuato ancora di più il nostro essere fratelli, ci chiamiamo così noi tra le due. È vero, e a proposito di questo devo dire che sabato il Bari giocherà ad Avellino, località dalle parti di Salerno. Lì invece i rapporti con gli avellinesi non sono al massimo, però la trasferta è stata autorizzata, non c'è divieto, 800 biglietti a disposizione dei tifosi del Bari che sono già in vendita e che immagino andranno velocemente a ruba, considerata anche la distanza come dire ravvicinata con Avellino. Allora apriamo le telefonate, 080 501 9998. Pronto? Pronto, ciao Enzo. Sono ciao, Mazzola, ciao. Saluto te e gli ospiti. Grazie. Non devi ti solo pagare con Ucci, anche Capagrossi deve pagare, perché senti, il ruolo del difensore centrale è molto importante. Allora anzitutto bisogna avere un'altezza, numero 1,85, perché Capagrossi è un po' bassino. Va bene. Grazie per il tuo intervento. Si fa riferimento a qualche lacuna nel cuore della difesa, per quel che era del Bari. Chiedo a Pino Rizzo se hai avuto modo di vedere qualche partita del Bari. Si parla di qualche deficit lì in difesa. Ti è sembrato un deficit grave, oppure si tratta soltanto di trovare i giusti equilibri? Credo bisogna trovare ancora i giusti equilibri. Siamo all'inizio del campionato. Bisogna dare sempre tempo all'allenatore per trovare gli equilibri giusti. Chiaramente nel calcio spesso, no, anche l'avversario ti mette in condizioni di cambiare, quindi bisogna avere un po' di pazienza, secondo me. Quanto tempo ci vuole invece ad un allenatore di volley prima di trovare gli equilibri giusti? Lo stesso, bisogna avere anche lì molta pazienza, bisogna star lì a lavorarci sopra, accettare anche gli errori e sugli errori poi ragionarci. Però è chiaro che bisogna avere molta pazienza. Mimmo Cavaccini, libero, correggimi se sbaglio, è quello che può colpire anche con i piedi il pallone? O lo possono colpire tutti? In realtà tutti lo possono colpire. Però tu devi essere forse quello più attrezzato, perché magari in quella posizione ti capita più spesso di dover intervenire, no? Sì, magari diciamo che devo inventarmi a volte qualche intervento un po' più folcloristico rispetto agli altri. Come sei messo con i piedi? Bene. Giocare al calcio, quindi le partitelle a calcetto con gli amici da piccolino mi sono servite, diciamo, propedeutiche. Senti, ieri al Comune sono venuti giganti, invece tu, considerato anche il ruolo, hai un'altezza da umanoide, diciamo. Sì. Quanto sei alto? 1,78. Potevo giocare anch'io allora. Sì, allora. Sì. Ci siamo, va bene. Sono da vettore. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta. Noi però abbiamo
un'intervista in sospeso rispetto alla trasmissione di ieri, perché non siamo riusciti a mandare in onda l'intervista a Luca Marrone, che ha giocato nel ruolo di centrale difensivo nella gara contro il Venezia. E allora, se dalla regia siamo pronti, io smaltirei questo arretrato e partirei proprio con l'intervista a Marrone, in attesa di nuovi rinforzi per la difesa, nel senso che Gionber non l'abbiamo ancora visto, più tardi verrà presentato presso la sala stampa del San Nicola, quindi conosceremo Gionber, che potrebbe essere un rinforzo importante per Grosso. Per intanto però, se è possibile, io andrei ad ascoltare le parole di Luca Marrone. Fa male perché abbiamo sempre avuto noi il pallino del gioco in mano, abbiamo fatto tantissimo possesso palla, forse ci è mancato quel cambio di ritmo negli ultimi 20 metri. Il Venezia ha fatto davvero poco, erano tutti dietro e poi delle ripartenze, però dispiace perché siamo qui a parlare di una sconfitta in casa che fa male a noi e ai nostri tifosi. Ma era una palla un po' difficile perché ci siamo trovati due contro due dietro e secondo me io ho fatto il movimento per cercare di mandare l'attaccante in fuorigioco e mi dicono che dalle immagini si intravede questo, ecco, questo diciamo fuorigioco, anche se minimo, però ecco, potevamo essere anche più fortunati. E noi sicuramente potevamo far meglio negli ultimi 20 metri, cercare di trovare delle combinazioni più veloci per cercare di aprire questa difesa. L'anno scorso ho sempre giocato in difesa, dove ero in Belgio, quindi è una posizione che conosco e sicuramente devo migliorare tanto, lo so. Sono qui perché in settimana voglio lavorare, sia io che tutto il reparto, quindi dobbiamo migliorare tutti quanti. Sì, il Frosinone è sicuramente una delle squadre più attrezzate del campionato e sappiamo che dobbiamo fare una grande gara, ma penso che oggi comunque, ecco, è stata una partita un po' particolare perché abbiamo tenuto sempre nel pallino del gioco e poi siamo qui a commentare una sconfitta. Queste le parole di Luca Marrone. Prima di andare in pausa pubblicitaria c'è un altro amico in linea, pronto? Pronto Enzo? Pronto? Pronto? Mi senti Enzo? Sì, eccomi, vai. Sì, puoi parlare. Pronto? Ciao Enzo, sono Francesco. Puoi parlare, vai, vai pure. Un abbraccio, sì. Il nostro fratello salernitano e il coach, al quale voglio fare una domanda. Un abbraccio al fratello salernitano e al coach. Quali sono, sì, le ambizioni della sua squadra quest'anno e lui cosa si aspetta dalla sua squadra quest'anno? Grazie, buona giornata. Una domanda rivolta a Pino Maurizio, con quali ambizioni Castellani in asti di partenza della Superlega, cosa si aspetta dalla sua squadra? Ma guarda, prima di tutto le ambizioni sono quelle di fare bene, di giocare bene, di riportare, di portare al Palaflorio tanti baresi. E questo è l'obiettivo principale. Il campionato è difficilissimo, quindi grandi ambizioni di risultati non possiamo averne all'inizio. Andiamo avanti giornata dopo giornata, domenica dopo domenica, vediamo se riusciamo ad arrivare a questo obiettivo. Grazie, allora pausa pubblicitaria, intanto vediamo alcune delle immagini della New Mater di Castellana, andiamo in pausa pubblicitaria e poi torniamo insieme con il bianco e rosso di Bisport, a tra poco. Rieccoci insieme con il bianco e rosso TV Sport, con i nostri due ospiti, il coach della New Mater Castellana Pino Lorizio e il libero della squadra di Castellana Mimmo Cavaccini. C'è una telefonata? Sì, allora prendiamo la telefonata, pronto? Un saluto agli ospiti. Io non sento, forse si è staccato il cavetto, un attimo soltanto. Facciamo così, mandiamo delle immagini perché dobbiamo fare un'operazione tecnica, se fosse possibile, perché non ho più ritorno, forse si è staccato il cavetto dell'auricolare. Se possiamo mandare delle immagini nel frattempo. Ora va meglio, dai, possiamo sentire la telefonata. Pronto? Pronto? Allora, pronto? Saluto agli ospiti. E comunque... Niente.
Allora andiamo avanti. Dicevamo con Pino Lorizio di questo campionato, diciamo, il gruppo come sta vivendo la prospettiva di giocare a Bari? Voi eravate abituati a giocare nel vostro palazzetto, un palazzetto che diventava una bolgia in certe occasioni, venite a giocare a Bari, palazzetto più grande, ma immagino col sogno che diventi una super bolgia, perché i 1500 posti di Castellana, 4000 Bari, se si riempissero. Ma è chiaro che il progetto è quello. Abbiamo elaborato questa piccola difficoltà che si è venuta a creare. È chiaro che non sarà facile allenarci sempre a Castellana e poi giocare in un palazzetto molto più grande a Bari, però dobbiamo abituarci, non dobbiamo avere alibi, non dobbiamo avere scuse. Sappiamo che la realtà delle cose è questa qua e dobbiamo avere la forza di superare tutto. Abbiamo elaborato questa difficoltà, proveremo qualche volta di allenarci a Bari anche giusto per trovarci un attimo con l'ambiente, però l'obiettivo, come ho detto prima, è quello di portare tanta gente a Bari, tanti tifosi nuovi anche magari che provengono dal calcio, e vedere di riuscire veramente a fare di avere un progetto per Bari. Infatti si diceva ieri nella conferenza stampa che si è tenuta al comune che, diciamo, in cantiere una sorta di gemellaggio che incroci un po' i due eventi, cioè la partita di calcio del Bari e quella di volley di Castellana. Mimmo Cavaccini, chiedo, ne parlavamo prima di andare in onda, c'è il blocco delle retrocessioni nel vostro campionato. Io ti ho fatto una considerazione, diciamo, da sportivo, insomma, a me non piace molto questo aspetto, nel senso che a mio avviso una squadra deve lottare per qualcosa, che sia vincere lo scudetto, che andare ai playoff o che non retrocedere, questo rende forse anche più bello ed emozionante l'evento sportivo. Sì, senza dubbio la retrocessione è comunque un valore aggiunto che può avere il campionato, poi però se si fa attenzione questa cosa è inserita in un contesto un pochettino di visione un po' più larga, di riforma dei campionati, quindi per avere una nuova forma di Superlega, se la si va ad analizzare, potrebbe essere anche stimolante per chi invece ha l'onore di riuscire a rientrare, no? In questa Superlega, proprio il nome richiama un po', ti avevo detto prima che vogliono cercare di fare una sorta di NBA americana, adesso con il passare del tempo un pochettino ci si sta abituando all'idea, ma anche le stesse società devono avere dei requisiti, come le devono avere i palazzetti, come le devono avere gli atleti, quindi magari a primo impatto sia un po' spiazzante per il tifoso, dice ma come, non ci sono retrocessioni, però a livello di stimoli poi ogni atleta ha il suo, ogni società ha il suo, come può essere il quinto posto o l'ottavo posto o un posto in conta comunque molto. Sì, infatti. Comunque ci sono altri obiettivi oltre allo scudetto, comunque durante tutto il campionato ti trovi a lottare per tanti obiettivi, quindi non è solo il non avere retrocessioni che dà il valore al campionato. Allora, torniamo al Bari, perché non so quale sia, se c'è una bestia nera per il Castellano, una squadra con la quale il Castellano fa fatica a vincere, perché di questo abbiamo parlato con i tifosi del Bari, perché il Bari ha perso con il Venezia ci ricorda lo spareggio perso qualche anno fa che costò addirittura la retrocessione in Serie C al Bari, poi gli effetti nefasti furono vanificati dal ripescaggio, però c'è per Castellano una squadra che proprio non riuscite a battere storicamente? No, storicamente no, ma l'anno scorso per esempio la nostra bestia nera era lo Spoleto, che però nella partita più importante siamo riusciti a batterla, che è stata l'ultima partita dei playoff, la quinta partita, quindi ci siamo tolti anche questo dubbio. Quindi una volta è buona, è il caso di dire. Allora, gli amici di Moba Eventi hanno chiesto ai tifosi del Bari, secondo loro, qual è la bestia nera della squadra biancorossa. Ben ritrovati amici del TB Sport, oggi giochiamo un po', ci troviamo alla Fiera del Levante per chiedere ai tifosi biancolossi quale secondo loro è la bestia nera del Bari e qual è il loro coro preferito. Qual è la tua bestia nera? Il calcio, proprio, perché io non seguo il calcio, non so cosa sia. L'ho praticato pochissimo, ero terzino sinistro e facemmo una volta un grande incontro, un match al San Nicola, riuscimmo a portare 25.000 persone, era Football Club Toti e Tata contro Nazionale Attori, e l'unica esperienza calcistica che ho è che io in area di rigore atterrai Raul Bova e il pubblico era con me e non con Raul Bova. Vabbè,
rispetto la Bari, sono nato a Napoli e sono anche un po' tifoso del Napoli, ma se devo parlare di bestia nera mi metto in difficoltà, perché forse sono io la bestia nera rispetto al calcio, che non, capito? Non saprei, ce ne sono state tante. Negli ultimi anni siamo rimasti un pochettino delusi, non ultimo dal Venezia, che non ci aspettavamo proprio la sconfitta in casa. Secondo me non c'è una bestia nera in particolare. Non posso dire Lecce, perché mia moglie è di origine salentina, però no, i cori sono tutti belli. L'importante è che si rimanga nell'ambito dello sfotto tra tifosi. Il Parma, forza la Bari. La bestia nera del Bari, il Venezia quest'anno, secondo me. Non lo so, credo il Bari il terzo, perché nella fiducia il terzo, è l'Atalanta. Allora, no, ne so due. Uno non me lo ricordo più, forza Bari. L'Empoli. Forza la Bari, è sempre quello. Sì, è quello. Potrebbe essere la Serie A. Insomma, sì, la bestia nera, sì. E la città onorerò. Devo cantare. E di colori difenderò. Bianco, rosso, i colori che porterò con me. A volte la bestia nera siamo noi stessi, perché non ci crediamo, oppure ci crediamo troppo, quindi questo ci porta un po' di negatività all'interno dell'ambiente. Questa è la vera bestia nera, non del Bari, ma di Bari. Sport su Telebari. Su Telebari, perché TB è proprio la sigla di Telebari Sport. Bravo, sei forte veramente, ciao. Bravo. E allora, beccato anche Antonio Stornaiolo, José Monno, io penso al Parma, anche se l'abbiamo battuto in Coppa Italia, per tanti anni ho visto tanti Bari-Parma, un Parma-Bari con le vittorie degli emiliani. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta, dite magari anche la vostra sulla bestia nera del Bari, qual è la bestia nera a vostra memoria. Non so se possiamo prendere di nuovo delle telefonate. 080-501-9998. Qual è la differenza fra un allenatore di calcio e uno di pallavolo? Una domanda magari molto elementare, ma quale può essere la risposta? Credo che non credo ce ne siano tante differenze, se non dal punto di vista tecnico sì, però credo che la cosa più importante per quanto riguarda gli sport di squadra sia proprio la gestione degli uomini, quindi anche noi abbiamo nella pallavolo da gestire 14 persone, 15 persone, Nel calcio ancora di più, quindi secondo me la cosa che ci accomuna un pochettino è questa. Poi chiaramente le differenze tecniche non sto qui a dirle, però credo che per quanto riguarda gli sport di squadra siano due sport simili da questo punto di vista, cioè bisogna essere bravi nella gestione del gruppo. Allora, lei, vorrei fare un paragone con quello che è accaduto spesso negli ultimi campionati della Lega Pro e la Serie B. Spesso le squadre che hanno vinto in Lega Pro da gruppo hanno fatto anche grandi cose nel campionato di Serie B. È chiaro che qui parliamo di un passaggio dalla Serie B alla Superlega, che è una cosa completamente diversa, ma quanto confidata nel fatto di essere una squadra che è uscita trionfatrice in un campionato difficilissimo, peraltro con una finale quasi epica, la stavamo ripercorrendo prima della trasmissione con Spoleto sotto, eravate alla canna del gas, invece siete riusciti a vincere. Quanto ha forgiato questo il gruppo? Quanto vi sentite più forti dopo quella vittoria? No, tantissimo. Beh, secondo me come è finita la finale è stato proprio l'emblema di quanto può essere un valore aggiunto, no? L'essere squadra, ti fa uscire da momenti difficili che con il singolo assolutamente non puoi mai pensare di uscire da, sai, quella palude. Invece noi, anche quando eravamo sotto nel punteggio, ci guardavamo veramente negli occhi ed è stato assolutamente il nostro valore aggiunto, ed è per quello che siamo arrivati fino in fondo, lottando sempre. C'è una telefonata, pronto? Ah, pronto, buonasera. Senta, volevo semplicemente chiedere una cosa. Silenzio assoluto sui due gol patiti dal Bari. Il primo, secondo me, non era rigore, e il secondo in fuorigioco. Grazie. Grazie anche a te. Torniamo sugli episodi, diciamo, che hanno caratterizzato la partita tra Bari e Venezia, cioè il rigore e il gol in fuorigioco. Io resto dell'idea, rivedendo l'azione, che il rigore c'è, a mio avviso c'è il rigore, anche se un rigore deve evitare lì, a mio avviso, di andare sulla,
sul piede dell'avversario. Il fuorigioco invece è fuorigioco, c'è poco da discutere, un fuorigioco non clamoroso, ma c'è perché si vede l'attaccante del Venezia partire davanti al difensore del Bari. Poi sapete cosa mi è accaduto nelle ultime ore? Che mi ha chiamato una persona da Venezia e mi ha detto come mai in telecronaca non hai detto che c'era un altro rigore per il Venezia. Io ho fatto fatica a ricordarlo e lui mi ha raccontato che c'è stata una spinta di Teio ai danni di Federzoli sul 2-0 per il Bari. Io ho detto durante la telecronaca un contatto entro i limiti del regolamento. Pensate, a Venezia sostengono che quello sia un calcio di rigore negato a loro, quindi insomma a ognuno il suo, insomma. Comunque andiamo in pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme con i biancherossi di Bisport. Eccoci insieme per la terza e ultima parte del Bianco e Rosso TV Sport. Oggi ci stiamo dedicando parecchio alla New Mater di Castellana Grotte, perché ragazzi è una notizia strepitosa, cioè il fatto che si giochi la Serie A, la Superlega di Volley a Bari è un evento pazzesco, insomma, è una cosa che ne abbiamo sempre sognato ed è giusto che venga onorata e celebrata nel migliore dei modi. Giusto per fare qualche nome, lo dico al tecnico di Castellana, Pino Lorizio, che atleti vedremo a Bari, fammi tre nomi proprio di quelli altisonanti. Fermo restando che le due squadre italiane lo scorso anno hanno partecipato alla Final Four di Champions League, quindi abbiamo il top in assoluto. Macerata una squadra e l'altra cos'era, Trento o Verona, non mi ricordo, Perugia. Trento, Modena Perugia. Perugia, infatti. Perugia-Trento, il Dinamo Mosca era... No, era lo Zenit. Zenit di San Pietroburgo. Sì, Zaitsev, il nostro palleggiatore della nazionale, Giannelli, Atanasievic, Juan Toregna con Macerata, con Civitanova, insomma i giocatori migliori in questo momento al mondo, quindi sarà un palcoscenico importantissimo. Ti viene a pensare qualche volta quando batte Zaitsev come mi metto, come provo a respingerla? Tutti i giorni ci penso. È vero o no? Beh sì, è un banco di prova importante contro gente che ha calcato. C'è il cannone al posto delle braccia? Sì, abbastanza. Ha il cannone, insomma. Quindi avrete, come dire, sarà un'altra dimensione di pallavolo. Ci avrò un bel da fare, diciamo. Allora, riapriamo le telefonate 080-501-9998. Cazzaniga difende, attacca. Che cosa vuol dire? Vabbè, poi ve lo spiegate. C'è qualcuno in linea? Pronto? 080-501-9998. Pronto? Per le vostre telefonate in diretta. Pronto? Pronto? Eccoci, ciao. Ciao Enzo, sono Pino Pinto, ciao. Saluto ciao, ai Pino, tuoi vai. Ospiti. Senti Enzo, volevo dare un in bocca al lupo agli amici di Castellana. Comunque noi per 3 anni abbiamo visto la Superlega molfetta, non dimentichiamolo, anche con i playoff, questo volevo dire. E poi per quanto sì, concerne vabbè, è chiaro. Però parliamo di Bari città, parliamo di Bari città. È una vergogna il fatto degli 800 biglietti soltanto in favore dei nostri tifosi, perché 1600 andranno ai Frosinati e poi alla fine vedremo uno stadio vuoto, è una cosa allucinante. E poi Enzo, per quanto riguarda la bestemmia del Bari, tu dovresti saperlo, è l'Alcamo con cui non abbiamo mai vinto. Grazie, buona giornata. Grazie anche a te. Vabbè, l'Alcamo l'abbiamo incontrato una volta nella vita e abbiamo perso in casa, siamo riusciti a perdere in casa con l'Alcamo una volta, però la Bestia Nera per me è una squadra con la quale ripetutamente il Bari ha perso. Se per questo il Bari è riuscito a perdere in casa anche col Sorrento, che dopo 20 partite aveva fatto 0 vittorie, insomma, quindi diciamo un po' abbiamo l'abilità di far diventare grandi a volte delle squadre molto piccole, però questo ci può stare. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. Non mi sembra che siano tantissime le possibilità di rivedere Galano in campo nella prossima partita di campionato, speriamo che in qualche modo si possa rialzare e correre. Curiosamente a Lecce stanno scegliendo un allenatore che noi conosciamo, perché
il favorito per la successione di Roberto Rizzo sulla panchina giallorossa è Roberto Stellone. Potrebbe essere Stellone il prossimo allenatore del Lecce. C'è un'altra telefonata, pronto? 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 Eccoci, parla pure. Ciao Enzo, non c'è ritorno in telefono. Perdonami, una domanda di pallavolo ai presenti. Perché gli ultimi europei non ha giocato Zais, non ha giocato quanto Regna, ma di quelli forti solo Giannelli, che abbiamo fatto delle magre figure col Belgio, che tradizione pallavolistica certamente non ce l'ha, forse nel calcio, ma certamente nel pallavolo no. Come mai? Grazie per la tua domanda. Una domanda rivolta ai nostri esperti di pallavolo, perché il nostro amico ha ancora il dente avvelenato, in quanto agli europei l'Italia ha rinunciato a Zaïsev, forse anche a Quantoregna, giusto? Perché? Zaïsev è la storia delle scarpe, dello sponsor, no? Sì, Quantoregna aveva già chiesto di tenere l'estate libera perché si è sposato, quindi c'era una motivazione familiare. Su Quantoregna hanno seguito tutta la vicenda dello sponsor tecnico della nazionale, dello sponsor di Zaïsev, è andata a finire in una querela che secondo me è caduta un po' più nel ridicolo, e quindi è stata una brutta storia. Ricordiamo la storia qual è stata. Zaïsev usa delle scarpe che non sono le scarpe ufficiali della nazionale. È possibile che non si sia riusciti a trovare un compromesso in nome dello sport, in nome della nazionale? Eh sì, poi le cose si fanno in due. Probabilmente una delle due parti non ha voluto fare un passo indietro. Certo è che la nazionale ha uno sponsor tecnico che fornisce le scarpe alla nazionale, a tutta la nazionale, e loro per contratto sono dovuti a portare tutte quelle scarpe. Zaïsev dal canto suo aveva fatto un contratto pubblicitario di sponsorizzazione con un'altra azienda che gli imponeva di portare le sue scarpe, quindi lì magari nel fare il contratto Zaïsev, magari quello che penso io è che doveva pensare che magari in nazionale poteva avere dei problemi. Questo purtroppo non c'è stata una querela, che poi lì sono contratti economici e quindi poi lì i soldi comandano, e è andata a finire così. Un peccato, perché poi la nazionale ha rimediato una brutta sconfitta, direi anche insomma grave, contro il Belgio, perché si può anche perdere, però perdere così nettamente contro il Belgio è stato un po' il segno di qualcosa che non ha assolutamente funzionato. 0850199998 per le vostre telefonate in diretta. Ma un giocatore di volley, abbiamo parlato delle scarpe di Zaïsev, dietro c'erano sicuramente dei forti interessi economici, ma un giocatore come te che si affaccia, hai già giocato in Superlega la prima volta? No, per me è il primo anno in Superlega. Il primo anno? In Superlega. Vivrai di rendita a fine carriera oppure dovrai lavorare ancora? No, mo' ho iniziato. Per me è un punto di partenza, assolutamente. Ma quanti sono i giocatori che si possono permettere il lusso a fine carriera di campare di rendita? A pallavolo? Sì. Pochi, assolutamente. Poi, secondo me, in qualsiasi sport ogni anno ricominci da capo, quindi vivere di rendita diventa difficile, ma anche nel calcio. Non parli economicamente? Sì, dico, diventa difficile adesso anche nel calcio, perché ogni anno alla fine il contratto può essere nullo, puoi fare il contratto che ti pare, ma poi se non rendi... Invece mi hai visto un po' meglio andare al tuo coach, perché insomma allenato anche all'estero, che dici tu? Hai il sospetto, il caffè lo può offrire, credo. Credo proprio di sì. Insomma, non tanto, abbiamo tanti problemi, no? Anche all'estero ci sono gli stessi problemi che in Italia, quindi si va all'estero per scelta, per avere una sfida, per avere altre motivazioni, non certo per quanto riguarda l'aspetto economico. Com'è stata l'esperienza in Bulgaria? Ma ottima, perché c'è stato un lavoro lunghissimo. Abbiamo a Levski abbiamo preso veramente i ragazzi forse quasi dalla strada, li abbiamo portati a giocare a pallavolo, abbiamo fatto un bel gruppo e alla fine il lavoro, il girone di andata è stato pessimo, abbiamo finito al settimo posto, però poi il girone di ritorno ci siamo messi lì a giocare, abbiamo vinto la Coppa di Bulgaria. Siamo arrivati in finale scudetto, peccato è mancata quella ciliegina, però è stata un'esperienza che è servita sicuramente. Allora, siamo ai saluti per l'appuntamento odierno con il... Possiamo prendere una telefonata? Sì, prendiamola la telefonata allora. Mi dispiace per l'amico che è atteso così a lungo in linea. Pronto? Pronto, buonasera. Un saluto a tutti.
e stavo dicendo, grazie. A Frosinone vinciamo, appunto il fatto che mancano tre giocatori al Frosinone, se fanno le cose per bene. Va bene, va bene, va bene, grazie. Con il tuo ottimismo spero sia contagioso anche rispetto alla squadra, grazie, grazie. Allora, oggi è una puntata speciale, l'abbiamo voluta dividere fra Bari, quasi un segno di quello che è accaduto nelle ultime ore. Abbiamo diviso la puntata fra Bari e Newmater di Castellana, perché insomma ci è sembrato un evento la notizia che Castellana giocherà la Superlega di Volley in Serie A. Peraltro bellissimo il fatto che il Bari giochi il sabato e Castellana prevalentemente giocherà la domenica, quindi insomma potete dividervi fra calcio e grandissima pallavolo. Abbiamo ritenuto opportuno ospitare i due rappresentanti della Newmater nel nostro prestigioso spazio all'interno della Fiera del Levante, da dove tra poco in diretta ci sarà invece Alessandra Bucci con il suo talk e un paio di ospiti importanti della nostra città. Io ringrazio intanto Pino Lorizio e Libero di Castellana, grazie Mimmo, grazie e noi ci ritroviamo domani con il Bianco e Rosso di Bisport. Ciao.